Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi una buona notizia che sono solito dare a tutti i ragazzi che vengono da me per intraprendere lo studio della tecnica del pedale sia singolo che doppio, e cioè che si può migliorare notevolmente il proprio modo di suonare senza dover spendere nemmeno un'ora di pratica sullo strumento in più. Dietro questo che sembra essere davvero uno slogan da quattro soldi, in realtà si nasconde una constatazione che è frutto di anni e anni di esperienza sul campo. Mi spiego meglio. Ogni qualvolta arriva uno studente nuovo, questi si presenta con un pedale top di gamma, al quale io rispondo con un semplice pedale PDP. Eppure, alla fine dell'incontro, la storia si ripete sempre uguale, e cioè lo studente va via sconsolato e non si capace del fatto che un pedale che gli è costato la rottura del salvadanaio, alla fine risulti meno performante di un pedale che in confronto ne costa un'unghia. Il motivo che sta dietro a tutto ciò è semplice: la regolazione del pedale. Questo è un aspetto che io tratto dettagliatamente nel mio libro Studi sulla tecnica del pedale e che mi porta, ogni qualvolta devo regolare un nuovo strumento, a eseguire le seguenti manovre. La prima cosa che faccio è stare attento alla tensione della molla. Cerco di fare in modo che il pedale non opponga eccessiva resistenza a ogni singolo movimento. La seconda cosa è la lunghezza del battente rispetto all'asse rotante. Cerco di trasferire sul pedale lo stesso concetto che ho sulle bacchette, cioè di sentire il peso sull'estremità del battente. Questo mi dà molta più sensibilità e rende il pedale più vivo. Infine, l'angolazione del battente rispetto alla superficie della pelle della cassa, approssimativamente di 45 gradi. Questo perché rende il pedale molto più versatile e pronto a essere reattivo sulle note veloci e all'occorrenza avere una buona botta. Non dimentichiamoci che il pedale è una leva e in quanto tale dobbiamo cercare di sfruttarla a nostro favore, trasferendo e moltiplicando notevolmente gli effetti dei nostri movimenti. Io vi invito il 24 febbraio presso la Phystogram School di Firenze, dove tengo il mio corso di pedale con cadenza mensile, e ci vediamo alla prossima per altre buone notizie legate allo studio della tecnica del pedale. Ciao e alla prossima!